Capitolo 13. Castelli in aria. Lori si dondolava dentro l'amaca. Era un bel principio di settembre ed egli pensava: cosa faranno adesso le vicine? Ma si sentiva indosso troppa fiacca per andare a vedere. Anche il suo umore era cattivo. La giornata era passata per lui inutile, senza recargli alcuna soddisfazione. Potendo, sarebbe tornato indietro per riviverla meglio. Il caldo lo rendeva indolente. Quel giorno aveva studiato malvolentieri, mettendo la pazienza del signor Brooke a dura prova, dato un dispiacere al nonno, suonando il piano metà del pomeriggio, fatto perdere la testa alle persone di servizio, esprimendo maliziosamente il dubbio che uno dei cani minacciasse di diventare idrofobo, dopo aver alzato la voce con lo stalliere per una inesistente negligenza nel tenere il suo cavallo. Si era alfine gettato nella branda di rete, arrabbiatissimo contro la stupidaggine del mondo in generale. Ma la pace della bella giornata finì col ridargli nonostante tutto la calma, e ora il suo sguardo si perdeva lassù, nell'ombra verde dei grandi castagni sopra la sua testa, che si abbandonava a mille sogni. Gli pareva di ballare sull'onda dell'oceano in un viaggio intorno al mondo. Ma un suono di voci umane lo richiamò prontamente in terraferma e, guardando attraverso la rete, vide le quattro sorelle March che uscivano. Parevano dirette ad una spedizione. Che diamine faranno adesso quelle ragazze? Pensò Lori e aperse gli occhi sonnolenti per guardare meglio. Nell'apparenza delle vicine c'era davvero un non so che di curioso. Ciascuna aveva un cappellino dalle ampie falde sbattenti, in spalla una borsa di tela scura e in mano un lungo bordone. Meg poi portava un cuscino, Jo un libro, Beth un grosso mestolo e Amy un albo. Kate e Kate uscirono dal giardino per la porticina di dietro e salirono l'altura che sorgeva fra la casa e il fiume. «Oh, questa è bella!» disse Lori fra sé. «Fanno una gita e non mi invitano. Col battello non vanno perché non hanno la chiave. Forse non ci hanno pensato. Ora gliela porto io e così vedo cos'è.» Ma impiegò un po' di tempo a cercare un cappello, sebbene ne possedesse 5 o 6, e poi gli fece perdere qualche minuto la chiave che finì col ritrovare in una tasca. Sicché, quando scavalcò la barriera con l'idea di rincorrere le ragazze, queste erano già fuori vista. Si recò per la via più corta al casotto delle barche e là si mise ad aspettarle, ma non vennero. E allora salì anche lui l'altura per esplorare. C'era lassù un boschetto di pini e dall'interno di esso usciva un suono più chiaro del lieve spirare dei rami e del canto tedioso delle cicale. «Ah, è un bel quadretto», pensò Lori spiando fra i cespugli, ben desto ormai e di buon umore. Era davvero un quadretto grazioso. Le quattro sorelle sedevano insieme in un cantuccio dove la luce del sole giungeva guizzando, filtrata fra le foglie. Ondeggiavano i capelli al vento, fresco e profumato, che accarezzava le gote. Dintorno, tutta la minuscola popolazione del bosco seguitava ad andare per le sue faccende, come se le ragazze non fossero là delle intruse, ma quattro vecchie amiche. Meg sedeva sul cuscino e con le mani bianche cuciva, attenta, fresca e dolce come un fiore nella sua veste rosa. Beth sceglieva fra le pigne cadute degli alberi che formavano uno strato alto fra l'erba. Con quelle pigne faceva degli oggettini graziosi. Amy schizzava un cespuglio di felci e Jo leggeva ad alta voce facendo la calza. Sul volto del ragazzo passò un'ombra. Si sentiva un estraneo, visto che non l'avevano invitato, e pensò di andarsene, ma non si decideva. Era tanto solo in casa sua, e invece la tranquilla compagnia delle ragazze nel boschetto attirava il suo spirito irrequieto. Egli stava là, immobile, tanto immobile che uno scoiattolo, intento a cercare i pignoli, discese lungo un tronco lì accanto. Ma appena si accorse di lui, fuggì con certi strilli di protesta così acuti che fecero alzare gli occhi a Beth, la quale, fra i tronchi, scorse la faccia intenta di Lori e con un sorriso invitante lo chiamò. «Posso? Non disturbo?» egli chiese salendo lentamente. Meg corrugava la fronte, ma Jo se ne accorse e la prevenne. «Lori, sì che puoi venire, naturalmente. Ti avremmo invitato prima, ma abbiamo pensato che non ti piacesse il gioco da bimbe che veniamo a fare qui.»
Mi piacciono sempre i vostri giochi, ma se Meg non mi vuole vado via. Seria, ma cortese, Meg allora disse: Non ho niente in contrario, purché tu pure faccia qualcosa. Stare in ozio è contro le regole del nostro gioco. Oh, te ne sono gratissimo. Farò tutto quello che occorre per poter stare un po' con voi. Là dentro in casa è triste come in un deserto. Cosa devo fare? Cucire, leggere, raccogliere le pigne, disegnare oppure tutte queste cose insieme? Eccomi qua, pronto a tutto. E così dicendo, lo risedette con un'espressione comica di rassegnazione. Finisci di leggere il racconto intanto che io conto le maglie per il calcagno, disse Joe porgendogli il libro. Va bene, rispose Lori premuroso e cominciò facendo il possibile per mostrare la sua riconoscenza per l'ammissione nella società dell'ape industriosa. Il racconto non era lungo e quando ebbe finito, egli si permise di chiedere qualche spiegazione in premio della sua ubbidienza. Vorreste dirmi di grazia, o signore, se questa istituzione così istruttiva e simpatica è di data recente? Glielo devo dire? Chiese Meg alle sorelle. Bada, lo farai ridere, rispose Amy. Che importa? Disse Joe. Credo che gli piacerà, soggiunse Beth. Si intende che mi piacerà, assicurò Lori. Non riderò, ve ne do la mia parola. Parla, Joe, non avere paura. Paura io? Di te? Senti, dunque, tu sai che una volta noi si giocava ai pellegrini e che abbiamo continuato con molto impegno tutto l'inverno scorso e quest'estate. Lo so, disse Lori con aria di importanza. Chi te l'ha detto? Oh, gli spiriti. No, gliel'ho detto io una sera che aveva bisogno di distrarsi un poco. Voi eravate fuori tutte e lui aveva il morale piuttosto abbattuto. La cosa gli piacque assai e perciò tu, Meg, non mi devi sgridare. Spiegò Betty in tono di scusa. Non sei capace di tenere un segreto, tu. Non importa, ora è fatta e semplifico ogni cosa. Continuate, vi prego, disse Lori mentre Joe si chiudeva nel suo lavoro e non pareva molto contenta. Dunque, non te l'ha detto Beth, qual era il nostro nuovo programma? Te lo dirò io allora. Volevamo cercare di non sciupare le nostre vacanze e ciascuna si è imposta un compito e si è data a lavorarci di buona voglia. Le vacanze ormai sono alla fine e i rispettivi programmi sono svolti e tutte siamo ben contente di non essere state con le mani in mano. Sicuro? Pare così anche a me. E Lori pensò con rammarico alle giornate che passava a non far niente. La mamma desidera che noi si viva all'aperto per quanto si può, per cui portiamo il lavoro qui e ci stiamo benone. Ci divertiamo pure a portare per ischerzo gli oggetti che si adoperavano quando si faceva i pellegrini, i cappelloni, i bordoni per salire l'erta e così via. Quest'altura l'abbiamo battezzata il dilettoso monte, dal quale si vede lontano fino al paese in cui si spera di andare finalmente ad abitare un giorno. E Joe, attraverso un'apertura fra gli alberi, indicava Lori oltre il fiume azzurro e i sobborghi della grande città, i prati verdi e le colline fino alle montagne lontane. Il sole ormai era basso e il cielo prendeva i colori stupendi dei tramonti d'autunno, oro e porpora nelle nuvole sopra i colli più prossimi, alte sulle nuvole di fiamma le vette d'argento, simili alle guglie e ai campanili di una città celeste. Magnifica vista, disse Lori con voce sommessa. La bellezza di qualunque genere fosse, egli la sentiva subito. È bellissima quasi ogni sera. Ci piace tanto starla a contemplare perché è anche variata, mai la stessa, ma splendida sempre, disse Amy. Avrebbe voluto saperla dipingere. La città celeste che dice Joe, soggiungeva Beth, pensosa, è la campagna in cui speriamo di andare a vivere un giorno, quella vera, coi maiali e le galline e il fieno da falciare. Come vorrei che fosse qui e poterci andare subito. C'è un paese ancora più bello, le disse Meg con la sua voce dolcissima, e in quello ci andremo tutti se ce lo saremo meritato. È lungo però aspettare, è faticoso. Io vorrei volare come quella rondine e giungere subito alla porta luminosa. Oh, tu ci andrai, Beth, presto o tardi, non dubitare, le disse Joe.
Invece io sarò quella che avrà da lottare, da faticare, arrampicarmi, aspettare e forse alla fine resterò fuori. Ti farò compagnia io, se questo ti può essere di conforto. Anch'io avrò da camminare molto per giungere in vista della città celeste. Se arriverò tardi, Beth, tu la dirai una buona parola per me? Nel volto del ragazzo c'era qualcosa che turbava la sua piccola amica, la quale però gli fece animo. Quando si ha davvero voglia di andarci e si lotta tutta la vita per riuscirci, gli disse con un sorriso di gioia e con lo sguardo perduto nello spettacolo mutevole del cielo: Io credo che tutti ci possano riuscire. Non ha serratura quella porta e non ci sono guardie. Io me la immagino sempre com'è nel quadro, coi buoni che cinti di luce tendono le braccia al povero cristiano che passa il fiume e sale fin lassù. Gran bella cosa, eh? Se tutti i castelli in aria che si fanno diventassero veri e ci si andasse a vivere, disse Joe dopo un breve silenzio. Io ne ho fabbricati tanti, che sarebbe difficile scegliere quelli che vorrei vedere avverati, disse Lori, che disteso in terra andava tirando pugni con lo stesso scoiattolo che aveva denunziato la sua presenza. Ma scegliere bisogna, disse Meg. Quale preferiresti? Se vi dico il mio, mi direte ciascuna il vostro, tutte? Per me sì, purché lo dicano anche le altre. Sì, Lori, comincia tu. Vorrei prima vedere il mondo, fino a sazietà, e poi andare in Germania, e là nutrirmi di musica e diventare un gran compositore, e che tutto il creato facesse ressa per ascoltarmi, e non aver mai seccature di denaro e di affari, ma godermela sempre e vivere per le cose che mi piacciono. Questo è il più bello dei castelli in aria che faccio io. E il tuo, Mac? E il sogno di Margherita, a quanto pareva, era difficile da dire. Con un ramoscello di felce, ella fece l'atto di scacciare delle zanzare immaginarie davanti al volto e poi lentamente parlò. Io vorrei avere una bella casa, piena di cose magnifiche, buona cucina, belle vesti, bei mobili, gente simpatica per compagnia e tanto denaro. Vorrei essere la padrona di tutto ciò e comandare tutto a modo mio, con tanti servi, in modo da non aver da muovere un dito. Oh, quanto me la godrei! Non vorrei stare in ozio, però. Vorrei fare del bene ed essere amata da tutti. E un padrone? Non lo vorresti per il tuo castello magnifico? Le domandò Lori con una punta di malizia. L'ho detto che vorrei persone simpatiche intorno a me, rispose Meg, ma intanto si era chinata per legarsi una stringa, sicché nessuna la vedeva in faccia. E allora perché non dici che vorresti un marito bello, saggio e buono e tanti angioletti di bimbi? Sai bene che senza queste cose il tuo castello non sarebbe perfetto, disse Joe, che amava i discorsi chiari. Le fantasie sentimentali ancora non le piacevano, eccetto che nei libri. Tu? Nel tuo castello non vorresti avere altro che cavalli, calamai e romanzi, le rispose Meg un po' stizzita. Sicuro, una scuderia piena di corsieri arabi e stanze piene zeppe di libri e un calamaio magico, tanto che i miei scritti diventassero famosi quanto le composizioni di Lori. E prima di andare a vivere nel mio castello vorrei compiere qualcosa di meraviglioso, di glorioso, di eroico che fosse ricordato dopo la mia morte. Non saprei dire cosa, ma ne aspetto la rivelazione, un giorno o l'altro, che vi farà stupire tutti. Ma il sogno più bello è quello di scrivere libri che mi facciano ricca e famosa. Questa è la cosa che mi piacerebbe sopra ogni altra. Il mio sogno sarebbe, disse Beth modesta, di starmene a casa lieta e sicura col babbo e la mamma e aiutarli a tirar innanzi la famiglia. E non desideri altro? Le chiese Lori. Da quando ho il mio piccolo pianoforte io sono perfettamente soddisfatta, solo vorrei che tutti si stesse bene e sempre uniti, nient'altro. Io, disse Amy modestamente, di desideri ne ho tanti, tanti, ma il più grande è quello di essere artista e andare a Roma e dipingere bei quadri ed essere il più grande pittore del mondo. Oh, siamo gente ambiziosa, è vero? Tutti meno Beth vogliamo diventare ricchi, famosi e grandi sotto ogni riguardo. Chissà se nessuno di noi riuscirà mai a ottenere ciò che desidera, disse Lori, masticando un filo d'erba come un vitello che rumina e sembra meditare. Io la chiave l'ho per il mio castello in aria, ma se riuscirò ad aprire la porta è da vedere ancora, osservò Joe misteriosa.
Io pure l'ho, la chiave, brontolò Lori, sbuffando d'impazienza, ma non mi permettono di usarla, accidenti al collegio. La mia, eccola qui, disse Amy agitando il pennello. Io non l'ho, disse Meg avvilita. Sì che l'hai, esclamò Lori. E dov'è? Nel tuo volto? Che sciocchezze mi dici, a che serve? Oh, aspetta e vedrai se non ti procura qualche cosa che vale la pena di desiderare. Rispose il ragazzo ridendo al pensiero di un piccolo segreto delizioso che egli credeva di sapere. Attraverso il ramoscello di felce, Meg arrossì vivamente, ma non fece domande e guardò di là dal fiume con la stessa espressione di attesa che aveva il signor Brooke nel raccontare la storia del cavaliere. Allora Joe, che era sempre pronta con un progetto, disse: Se siamo ancora tutti vivi fra 10 anni, incontriamoci e vediamo chi di noi ha realizzato i propri desideri o ci si è avvicinato. Oh, signore, come sarò vecchia, 27 anni! Esclamò Meg, la quale, avendo raggiunto allora i 17, già si sentiva grande. Tu e io, Teodoro, disse Joe, ne avremo 26? Beth, 24, Amy, 22. Che consesso di vecchioni! Allora, io spero che avrò fatto qualcosa da andarne orgoglioso. Ma sono tanto poltrone. Temo che perderò il tempo a gingillarmi, invece. Un motivo bisogna avere, dice la mamma. Quando c'è quello si lavora magnificamente, assicura lei. Davvero? Perdiana, allora io riuscirò, purché mi capiti l'occasione, esclamò Lori, levandosi a sedere con subita energia. È vero, dovrei contentarmi di fare ciò che piace al nonno, e io cerco di farlo, ma è lavoro contro genio, credetemi, e lavorare contro genio è dura. Il nonno vorrebbe che io facessi il commercio nelle Indie, come ha fatto lui, e io preferirei farmi tagliare la testa. Il tè, le sete, le spezie e tutte quelle porcherie che trasportano i suoi vecchi bastimenti, non le posso sopportare e se andassero tutte in fondo al mare, appena sono mie non mi importerebbe nulla. Andando al collegio gli farò piacere, credo, e per me alla peggio saranno altri 4 anni lontano dagli affari. Ma la conclusione deve essere quella. Egli ha stabilito che devo fare esattamente ciò che ha fatto lui, a meno che io non gli fugga per andare a vivere a modo mio, come ha fatto mio padre, se non fosse che lo lascerei solo nella sua vecchiaia, io fuggirei domattina stessa. Lori si animava parlando e pareva pronto ad eseguire alla minima provocazione quello che minacciava. Egli andava crescendo a vista d'occhio e sotto le sue maniere indolenti sentiva però tutto l'odio di cui è capace la gioventù per ogni specie di gioco, tutta l'irrequietezza, l'impazienza che può avere un uomo alla sua età di assaggiare una vita a modo suo. E allora, perché non parti sopra uno di quei bastimenti tuoi e poi non torni più finché non hai provato a vivere come piace a te? Suggerì Joe, la cui immaginazione prendeva fuoco al pensiero dell'avventura audace, mentre destava la sua simpatia all'ingiustizia onde le pareva che Lori fosse vittima. Ma Meg, prendendo un tono materno, tu non devi parlare così, Joe, le disse, e tu, Lori, non la devi ascoltare. Tu, figliuolo, devi fare ciò che desidera tuo nonno, andare al collegio e portarti bene. Quando il nonno vedrà che tu cerchi di accontentarlo, non vorrà mica essere crudele ed ingiusto con te. Come tu dici, non ha altra persona cara per fargli compagnia, e se tu lo abbandonassi senza il suo permesso, ne avresti poi rimorso per sempre. Tu devi fare il tuo dovere e non scoraggiarti e non rodere il freno. E la tua ricompensa l'avrai, come ha avuto la sua il signor Brooke, nella stima e nell'affetto della gente. Cosa ne sai tu del signor Brooke? Domandò pronto Lori, il quale, grato del buon consiglio ma non della predica, fu ben contento di cambiare il discorso, che con confessione insolita egli stesso aveva portato sulla sua persona. Io ne so unicamente ciò che ho sentito dire da tuo nonno e dalla mamma. Finché è stata viva la sua, il signor Brooke l'assisté devotamente e per non lasciarla sola, rinunziò ad ogni occasione di accettare all'estero posti di precettore a condizioni ottime. Anche adesso egli provvede a quella vecchia che ha fatto da infermiera a sua madre. Queste cose però lui non le racconta a nessuno. La gente non lo sa quanto è generoso e paziente e buono quell'uomo. Sottoscrivo di cuore, dichiarò Lori, appena Meg prese fiato, rossa in volto e animata.
Come riconosco il nonno in questo? Si informa delle cose all'insaputa di Brooke e le lodi che merita Brooke le dice agli altri, in modo da conquistargli la stima e l'affetto di tutti. Brooke non la sapeva spiegare tanta bontà che mostrava per lui vostra madre, che lo invitava sempre quando invitava me e lo trattava con tanta simpatica familiarità. Egli l'ammirava perciò e non faceva che parlare di lei e anche di voi quattro con un calore, un entusiasmo. Se mai riuscirò a vivere a modo mio, vedrete cosa farò io per Brooke. Oh, comincia col fare qualche cosa adesso, lo interruppe Meg un po' secca, e non dagli tanti dispiaceri. Ah, e come lo sapete voi, signorina Bella, che glieli do? Lo vedo subito, dalla sua faccia, quando se ne va. Se tu ti sei portato bene, ha l'aria soddisfatta e cammina col passo leggero e vivace. Se tu l'hai tormentato, allora se ne va serio, serio, lentamente, quasi tentato a ritornare indietro e a fare meglio. Oh, bella questa! Dunque tu, dalla faccia di Brooke, indovini il punto che mi ha dato? Che si inchina e sorride quando passa sotto la tua finestra, l'ho visto, ma che aveste un telegrafo non lo sapevo. Oh, non c'è nessun telegrafo, e tu non t'arrabbiare e non gli dire quello che ti ho raccontato. Parlo solo per mostrarti che mi interesso di te, di come ti comporti e si intende che la cosa deve restare fra me e te, mi raccomando, esclamò Meg, preoccupata delle conseguenze che potevano nascere dal suo discorso imprudente. Io non vado a raccontare storie, dichiarò Lori, prendendo quell'aria solenne per cui qualche volta Joe lo burlava. Ma se Brooke mi diventa un barometro, mi toccherà fare in modo che segni sempre bel tempo. Ti prego, non offenderti, non ti volevo fare la predica, né volevo fare chiacchiere sciocche, solamente mi pareva che Joe ti incoraggiasse in un modo di sentire del quale ben presto finiresti col pentirti. Tu sei tanto buono con noi che ti consideriamo un fratello, ti diciamo tutto quello che si pensa. Mi perdonerai dunque perché ho parlato con buona intenzione. E così dicendo, Meg tendeva la mano al ragazzo con un gesto affettuoso e timido insieme. Vergognoso del momento di risentimento, Lori gliela strinse forte quella piccola mano e dichiarò franco: «Sono io quello che deve chiedere perdono, sono stato cattivo io. È tutt'oggi che mi sento fuori squadra e mi fa piacere che tu mi dica i miei difetti, come una buona sorella. E non badare se qualche volta faccio le bizze, ti sono grato». Ugualmente. E preoccupato di mostrare che non si era offeso, cercò di essere più gentile e servizievole che poteva, dipanando il cotone per Meg, recitando le poesie per Joe, scrollando gli alberi per far cadere le pigne a Beth e aiutando Amy a cogliere le felci. Si dimostrò insomma meritevole di appartenere alla società dell'ape industriosa. Nel bel mezzo di una discussione animata sulle abitudini domestiche delle tartarughe, una delle quali veniva su pian piano dal greto del fiume, si udì squillare da lontano il campanello di Anna. Il tè era nell'acqua bollente e le ragazze erano in tempo per la cena. «Ci posso tornare?» chiese Lori. «Sì, se ti porterai bene», disse Meg sorridendo, «e se vorrai bene al tuo libro, come raccomanda appunto il primo libro di lettura». «Cercherò». E allora puoi venire, disse Joe. Ti insegnerò come si fa il punto di maglia scozzese. C'è gran richiesta di calze in questo momento. E lo salutò dalla porta, sventolando la sua come una bandiera. Quella sera, mentre Beth, nella luce del crepuscolo, stava suonando per il signor Lawrence, Lori, nascosto dietro una tenda, rimase per un'ora ad ascoltare il piccolo David, la cui semplice musica placava il suo spirito irrequieto e capriccioso. E ad osservare il vecchio, che con la testa grigia appoggiata sopra una mano, pensava con tenerezza alla bimba che aveva tanto amato e che gli era morta. Al ragazzo tornava in mente la conversazione del pomeriggio e fra sé, col proposito di fare il suo sacrificio di buon grado, diceva: «Perisca il mio castello in aria, io resterò solo col mio caro vecchio, vecchio nonno, finché avrà bisogno di me, perché io sono la sola persona che gli rimane».